Buonasera, ben ritrovati a questo mercoledì 30 settembre, ultimo giorno del mese, come tutti i mercoledì, spazio al CSI con i risultati del calcio 11, del calcio 7 e anche del calcio a 5 che è scattato nel passato fine settimana, spazio anche al convegno che si è svolto sabato a Villa Giulia. Parleremo anche di ginnastica e di sport acquatici. In apertura però il calcio con la notizia di oggi, era un po' nell'aria le dimissioni di Daniele Massoni da direttore generale della Virtus Verbania. Nel comunicato della società del presidente Giuseppe D'Onofrio viene specificato che Massoni ha lasciato l'incarico per motivi di lavoro e le stesse mansioni che venivano svolte da Daniele Massoni in seno alla società verranno ripartite tra le altre figure, soprattutto il direttore sportivo Franco Soncin, che appunto sono in società alla Virtus. E si è giocato in Coppa, il Gozzano ha vinto nel turno preliminare 2-1 contro la Folgore Caratese. Come contro l'Argentina, domenica il Gozzano vince in rimonta contro la Folgore Caratese con lo stesso punteggio 2-1 e accede al tabellone principale di Coppa Italia. In cronaca, dopo 3 minuti, corner basso di Marino, finta di Armato, il destro di Lunardon sembra indirizzato all'incrocio dei pali, lo è, miracolo di Martinez. Al minuto numero 13, calcio di rigore che sembra solare su Agliata, non accordato dal signor Mezzalira di Varese. Al 21esimo, angolo alla destra, mischia risolta dal sinistro di Usardi e a sorpresa la Folgore Caratese è in vantaggio, vantaggio che dura lo spazio di 2 minuti perché al 23esimo il Gozzano perviene al pareggio, cross di Sar in compressione tra Martinez e De Vito, Armato a porta vuota in busta il gol dell'1-1. Al 40esimo, punizione di Mikhailovskyi, Martinez ci mette i pugni però non riesce a respingere il pallone. Parata difettosa, 2-1 e gol decisivo per il Gozzano nel secondo tempo. Dopo 5 minuti, colpo di testa di Agliata da ottima posizione, questa volta è bravissimo Martinez a metterci i guantoni. Al 23esimo, chance per gli ospiti con un tiro alto di Bigotti da ottima posizione. Al 32esimo, Giardino ha sul piede la palla giusta per il Tris che chiuderebbe la contesa, ma il suo tiro finisce alle stelle. 4 minuti di recupero, non succede nulla, vince 2-1 il Gozzano. Rimaniamo a parlare di calcio, ma parliamo di calcio al femminile. Una vittoria frutto di caparbietà e determinazione, quella ottenuta per 2-1 sul campo di Druogno dalla Masera di Tortora nella seconda giornata del campionato di Serie D femminile contro il Rosta di Cerini e Capristo. A 5 minuti dalla fine del match, le reti delle Ossolane che mantengono dunque la vetta della classifica a punteggio pieno. Domenica trasferta ad Asti contro una delle favorite per la vittoria del campionato. Ed ora spazio al CSI, il punto dei risultati nel calcio 11, nel calcio 7, nel calcio 5. Una sola squadra al comando dopo 2 giornate del calcio a 11 del CSI, a testimonianza del grande equilibrio esistente nel girone. A guardare tutti dall'alto sono gli atleti dell'Amatori Villadossola, vittoriosi per 7-0 sul campo del CSI Baveno. Disco verde e partita semplice anche per il Montebuglio, che ha dilagato anch'esso per 7-0 contro l'Aranco. Bel colpo del Cesare 83, vittorioso sul campo della Verta per 1-0 contro lo Sporting Koch. Successo di misura della Noniese sull'Antrona 1-0, mentre il Verbania Olimpia ha battuto 3-0 il Quechua. Dunque, come detto, Amatori Villadossola quota 6, poi tutte le altre squadre a 3 punti, eccezion fatta per l'Aranco ancora al palo. Nel girone A del calcio a 7, un terzetto al comando è composto da Divin Porcello, Varsenal e Masera United. Divin Porcello e Masera United hanno vinto in trasferta, il Varsenal invece ha regolato 4-2 il Marconi. Nelle altre partite a brindare sono stati Dinamo Valpiana e Real Domo, pareggio 1-1 tra la Robaducia e Pizzeria della Posta. Nel girone B, a punteggio pieno, ci sono Vanzone, Pedemonte e Locomotive Domo. Hanno battuto rispettivamente CSI Gravellona 3-2, Atletico Calasca 6-1 e Road Café 3-2. Vittorie anche per Bar Madison, Bari Rene e Pallanzeno. Nel girone C, Luzzogno, Barbavara e Bracchio sono in testa. Ancora da giocare Castiglioni Serramenti e Real Cannero, che si disputerà il 7 ottobre. Primi 3 punti per Quarne Vignone, pareggio 2-2 tra Atletico Krusnal e Rumianca. Nel girone D hanno fatto la voce grossa le tre capolista. Vittoria infatti larghissime per il Circolo Cambiaschese, 10-3 a Stresa contro il CSI, per la Pizzeria Regno di Napoli, 8-0 contro l'antica farmacia di Suna e per il San Martino, 7-1 contro il Porchi Strobaso.
2-2 tra Pruzzarello e Massino Visconti, 4-4 tra Arezzano e Victor Intra, bene il Nebbiuno contro il Riviera d'Orta. Pesce d'Oro e Cordigliera Andina esagerano nel girone E. Travolte il Domus 13-1 e il ristorante Cadeimat 13-5. In testa anche la Floricoltura Saletti che batte 5-3 il Pane Pizza Intra. 3 punti anche per Brisino e Villapicco, 1 punto a testa invece per Pratese, B-Side, Margoz United e 2F. Al via, nel passato fine settimana, anche il torneo di calcio a 5, subito nel segno del Divin Porcello che ha battuto 22-3 l'Atletico Happy Hour. Primi sorrisi anche per lo 0-3-2-3, per i Gufos Bravi Ragazzi, la Latteria e Sporting Cock. Ora la ginnastica si è svolta nei giorni scorsi a Udine nel torneo Città di Udine, un incontro internazionale amichevole di ritmica. Vi ha preso parte anche la SD Cusio Ginnastica che ha presentato 5 sue atlete che hanno provato i nuovi esercizi in vista dei prossimi imminenti campionati di Serie A e di Serie B. Un livello altissimo di competizione dal quale però le ragazze allenate da Laura Vernizzi sono riuscite a portare a casa ben 3 medaglie, una d'argento grazie a Giulia Bricchi alla Fune e 2 di bronzo, una sempre a Giulia Bricchi alle clavette e una grazie a Rachele Croci al cerchio. Giulia Gherardini si è piazzata ad un passo dal podio, 4ª alle clavette e alla palla, 5ª. Molto bene anche Valentina Cerutti che si è dovuta confrontare con atlete di due anni più grandi e Celeste Scaramuzzo che si è cimentata in nuovissimi esercizi, entrambe nella prima metà della classifica. Spazio ora all'atletica con le immagini relative ai campionati regionali cadetti che si sono svolti a Santhià nel passato fine settimana e che hanno visto gli atleti del GAV di Verbania grandi protagonisti. Gli atleti della GAV di Verbania sugli scudi ai campionati piemontesi categoria cadetti che si sono disputati nel passato fine settimana sulla pista di Santhià. Risultato di grande rilievo per Lorenzo Caretti che ha conquistato il 3° posto nei 2000 metri con il tempo di 6 minuti 10 secondi e 4 centesimi. Riscontro cronometrico di assoluto valore, miglioramento di ben 34 secondi sul proprio personale e tempo tra i migliori nella graduatoria assoluta piemontese. Lo stesso Caretti ha chiuso all'8° posto nei 1000 metri con il tempo di 2 minuti 52 secondi e 54 centesimi, con crono abbassato di 5 secondi. D'applausi anche la prestazione di Giorgio Sacco, nei 300 metri ha chiuso ai piedi del podio ma si è migliorato di 2 secondi e 20 centesimi, tanto da essere nei primi 5 atleti in regione sulla distanza. Il giovane Sacco ha chiuso gli 80 metri in 10 secondi e 5 centesimi, 16° piazzamento nella classifica generale. In linea con le aspettative della vigilia anche la partecipazione regionale di Giulia Chiara D'Averio, che ha chiuso la sua fatica nei 1000 metri al 12° posto, per lei tempo di 3:23:59. Per lei anche un ottimo 6° posto nei 1200 siepi con il tempo di 4:25:52. Letizia Cozzi si è piazzata 16ª negli 80 metri, per lei qualche problema alla caviglia, tanto che ha dovuto rinunciare alla gara dei 300 metri. Nel complesso comunque risultati davvero eccellenti per la GAB, che si conferma società emergente nel panorama piemontese. Tra i risultati da segnalare quelli di Chiara Strola del Gravellona, che ha conquistato 2 terzi posti nei 300 e negli 80 metri. Splendido il verbanese Giovanni Cotti, tesserato per il runner team, che ha chiuso alla piazza d'onore i 2000 metri con un tempo di valenza assoluta. Ed ora la manifestazione organizzata, anzi il convegno organizzato sabato scorso a Villa Giugna del CSI, Vincenzo Amato ha incontrato il delegato provinciale Marco Longodorni. Il CONI del Verbano Cusiosso l'ha voluto dedicare il mese di settembre per far scoprire ai giovani, ma non solamente ai giovani, gli sport acquatici, 3 laghi sport experience, questa la denominazione. Una occasione davvero straordinaria che si conclude poi con un bilancio che mi sembra di capire però che è positivo, perché questa è una terra di campioni degli sport dell'acqua, ma anche di futuri campioni probabilmente. Certo, abbiamo voluto, grazie alla disponibilità di diverse associazioni, in primis l'associazione Stelle al Merito, unire le realtà che si occupano di sport d'acqua e realizzare sui 3 laghi delle iniziative che valorizzino proprio l'ambiente e le attività sportive che si possono praticare. Quindi sia sul Lago d'Orta che sul Lago di Mergozzo, che chiudiamo oggi qui sul Lago Maggiore,
abbiamo pensato di mettere a disposizione del territorio, ma anche degli atleti e degli sportivi, delle iniziative che le varie federazioni e associazioni sportive hanno realizzato. Oggi chiudiamo questo anno zero di Tre Laghi Sport Experience, che è un modo per valorizzare il territorio, lo sport d'acqua, il nostro ambiente, con un convegno dove tratteremo sia lo sport dal punto di vista degli sportivi, e quindi daremo anche un riconoscimento agli olimpionici che hanno rappresentato il nostro territorio nel mondo, ma anche analizzando quello che è l'ambiente lago, l'ambiente che deve essere conosciuto anche sotto diversi altri profili. Dovendo fare un bilancio magari anche numerico o comunque come presenza, siete soddisfatti, siete contenti? Come hanno reagito, diciamo, i ragazzi in modo particolare di fronte a queste iniziative? Sicuramente l'evento ha raccolto delle iniziative che già sul nostro territorio venivano promosse, e domenica scorsa sul lago di Mergozzo erano presenti oltre 700 atleti che venivano da Piemonte, Lombardia e Liguria, quindi un numero decisamente importante. Ma sia sul lago d'Orta che sul lago Maggiore anche nuove esperienze, tipo la pallanuoto in acqua che si sta promuovendo oltre che nelle piscine anche all'interno dei laghi, ha avuto modo di avere comunque una sua visibilità. Longodorni parlava di sport acquatici, noi chiudiamo la Azzurra Sport di oggi con la notizia relativa proprio agli sport acquatici. Finale di stagione splendido per la canottieri Omegna a Savona domenica 27 settembre nel prestigioso 36esimo meeting internazionale di canoa sulla distanza di 200 metri e ultima gara del 2015. I rossoneri cusiani, proseguendo la striscia positiva iniziata a febbraio, hanno brillato ancora una volta con una grande prestazione. La canottieri Omegna, guidata dagli allenatori Vittorio Misano e Michela Gioira, ha vinto in totale ben 27 medaglie, delle quali 12 d'oro, 9 d'argento e 6 di bronzo. Tutti i risultati con i vincitori e i podi delle varie prove sul nostro sito www.tuttonotizie.info. Con questa notizia noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con VCO Azzurra TV.